Benvenuti ragazzi e benvenuti sul canale. Ragazzi, oggi ragazzi, come ho già scelto il titolo e andiamo di continuare ragazzi. La mia opinione sulla salernitana che molto ragazzi non sarà ammessa in Serie A perché non ha pagato l'iscrizione, cioè il suo ufficio. Comunque ragazzi, ora ragazzi vado dal PC e vi piace un po' tutto ciò che ho trovato su questo argomento ragazzi. Ora la gamba Sanitana non ammessa in Serie A. Il ripescaggio premia il Benevento ragazzi. Casa Benevento, Casa Salernitana, è inizio il countdown per risolvere i problemi con il blend. Tast bocciato dalla PDC. Per soddisfare i requisiti della relazione e iscrizione regolamentare al prossimo Serie A c'è tempo fino alle ore 20 di sabato 3 luglio, quindi anzi non è ancora deciso ragazzi che l'Italia non partecipa alla Serie A. Ha tempo per risolvere i problemi fino al 3 luglio dall'ore 20, cioè delle 8 di sera, per animante ragazzi. Ma cosa succederebbe se il club di Lotito dovrebbe essere escluso dal campionato? Il regolamento a mano sarebbe il Benevento la prima squadra ad essere ad avere diritto alla prossima al posto della solita. Ma vediamo nel tal cosa. Cosa prevede la norma. Poi c'è tutto questo articolo che ora lo leggiamo. Comunque ve lo lascio qui sotto in descrizione ragazzi, vi lascio il link di questo articolo se lo volete leggere voi con calma. Dovete leggere con calma. Dovete leggere con calma. A stabilire leggo per situazioni simili. Cioè il comma 5 dell'articolo delle NOIF le norme o garanzie della PDC. PDC. Le norme in caso di vacanza di organico nei campionati professionisti rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità alma 4 determinatasi all'esito delle procedure della procedura di rilascio delle licenze nazionali o determinarsi per revoca o decadenza della affiliazione o mancanza di requisiti per la presenza al momento di organizzarsi si tende attraverso la procedura di
di remissione della maggiore classifica tra le società successe della stessa lega. Raga, qui raga, cioè, se la Sanitana non, cioè, non paga, cioè, l'iscrizione alla per il posto chiamato di Serie A, cioè, tra le squadre che procedono, viene ripescata, ragazzi, viene ripescata la squadra che ha più diventamento. E ragazzi, e in questo caso sarà il Benevento ad accedere dalla Serie A, anche se perché raga la Sanità, ragazzi, non ha ancora pagato l'iscrizione, perché per motivi, ragazzi, per il cambio, ragazzi, il cambio, ragazzi, ha tutte le società, ragazzi, ha tutte le società, ragazzi. Quindi, raga, vabbè. Poi, allora, il che critico per la revisione di Serie A, Tamo, viene prodotto il, ecco la cosa con questa, come la cosa che la capisco, Benevento e Parma, una speciale graduatoria per il ripescaggio permetterà in linea con la classifica della zona retrocesse all'ultima Serie A. Poi, raga, l'ultimo, cioè l'ultimo parte. Benevento pronta al ripescaggio. In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, nel frattempo il Benevento ha scritto a Gabriele Gallina per sottolineare che in caso di mancata indizione della Sultana al prossimo di sera il pescaggio spetterebbe proprio alla sentita la città del Benevento Calcio. Poi attraverso il presidente Dovbigurito, poi intende manifestare tutta la propria solidarietà alla Sanitana con l'auspicio che possa formalizzare al più presto le regole al chiamante per il posto che conseguenze dei meriti sportivi ottenuti nella stagione appena conclusa e per questo in discorso organico della città che rappresenta. Si legge di un ufficiale che è già rosso, cioè la Sanitana, ragazzi. La società segnala altresì che nella ipotesi di mancanza regolare del citato club della storia calcio 2022. In attualità delle norme e regolamenti esisti alla sesta spettera diritto alla scrivente società. Ecco ragazzi, questo è il tuo ragazzo che io ho trattato questo articolo, ragazzi. Quindi fate sapere a voi, ragazzi, nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate.